Ciao a tutti e benvenuti su Ideare Casa. Siamo in questa cameretta e su questa parete il cliente ci ha chiesto di montare un armadio molto capiente. Ora vedremo le varie fasi. Gli armadi Vestaglia sono realizzati totalmente in tamburato di abete, non in truciolare. Ciò garantisce una struttura molto leggera, naturale, e molto resistente nel tempo. Questa è una delle caratteristiche strutturali degli armadi Vestalia. La struttura è montata, il nostro armadio è composto da un primo vano da 90 centimetri, dove avete visto abbiamo sagomato la schiena per poter accedere all'impiantistica per una manutenzione futura, e tre ampi vani da 120. Ora procediamo con l'attrezzatura interna e le ante. Anche l'attrezzatura interna è stata installata. Nel primo vano abbiamo inserito 5 ripiani in modo da poter conservare tutta la biancheria che va piegata. Secondo vano, doppia stagione e ancora un ripiano nella parte alta. Nella zona centrale invece c'è una cassettiera, sempre da 120. Faccio notare che i cassetti hanno la gola e sia le guide laterali con le spalle sono sempre multistrato. Ovviamente la chiusura è rallentata. Nella parte alta un tubo per poter appendere i capi lunghi e ancora un vano. Infine, nell'ultimo vano, ancora una doppia stagione con un vano alto. L'interno è in finitura Setatex, è un effetto seta riportato sul legno. Le nostre ante sono state montate. Il cliente ha scelto una finitura laccata opaco RAL blu lilla e come maniglia ha preferito la gola. In apertura ed in chiusura abbiamo le cerniere rallentate, inoltre abbiamo il parapolvere sia sull'anta, sul cappello e sulla base. Per tutti gli armadi Vestalia in tamburato, visitate il nostro sito www.ideareacasa.com e i nostri canali social Facebook, Twitter e Telegram. Ciao e al prossimo video!